Bentrovati al TG Meridiano di Toscana TV. Al via oggi gli scavi per l'alta velocità a Firenze. Per le ultime novità ci colleghiamo con Caterina Gonnelli che è sul posto. Buongiorno Caterina. Sì, buongiorno Patrizio, buongiorno a tutti i telespettatori. Questa è una settimana davvero cruciale per le infrastrutture a Firenze, per una delle, degli interventi, delle opere più colossali dal dopoguerra, dal secondo dopoguerra ad oggi. Perché? Perché oggi si entra nella fase cruciale della realizzazione del tunnel per la nuova stazione dell'alta velocità a Firenze. Qui siamo a Campo di Marte. La talpa Iris, che ha preso questo nuovo nome, un nome femminile, si avvicinerà, cioè si è già avvicinata al fronte di scavo lunedì scorso, ma stasera in tarda serata si terranno le prime rotazioni della macchina con uno scavo di 50 cm per installare i cosiddetti anelli di spinta. E poi domenica 30 luglio ci sarà proprio lo scavo vero e proprio dei primi 10 metri, cui seguirà il montaggio del quinto carro macchina e l'implementazione componentistica. È un momento storico questo che darà a Firenze e alla Toscana una nuova stazione per i treni ad alta velocità, con molte più corse di quelle odierne, liberando i binari di superficie per valorizzare i treni pendolari e regionali, costruendo un vero sistema di trasporto pubblico ferroviario metropolitano. Ci vorranno 5 anni, come ha anche garantito il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini quando è venuto a Firenze, il nuovo passante riconnetterà completamente appunto Firenze all'alta velocità con una nuova stazione che è la stazione Belfiore, costruita dall'architetto Foster. Avremo un radicale cambiamento del funzionamento dell'alta velocità ferroviaria tra Milano e Roma, quindi non ci sarà più la strozzatura del nodo ferroviario di Firenze, con ovviamente vantaggi molto ampi anche per il traffico dei treni pendolari. Quindi la talpa, che adesso appunto si chiama Iris, prima si chiamava Mona Lisa, era stata stoppata 10 anni fa quando aveva appena scavato 15 centimetri, e in questi anni ci sono state polemiche, stop and go. Pensate che il progetto risale al 1996, ci sono state delle inchieste ed ora comunque finalmente siamo nel momento tanto atteso. E adesso se la regia è pronta io sentirei proprio che cosa ha detto al riguardo il presidente della regione Eugenio Giani, che si dice naturalmente molto soddisfatto, ricordando che il 30 luglio poi ci sarà una prima valutazione di come i conci rivestiranno la galleria. Allora sentiamolo e poi vi restituisco la linea. In assoluto è il più importante dal dopoguerra oggi come realizzazione di un'opera pubblica, perché la stazione di alta velocità e il tunnel a 2 canali che passerà sotto Firenze per garantire un'alta velocità che abbia uno stazionamento di soli 6 minuti rispetto ai 14 minuti attuali che costringe la stazione di Testa Santa Maria Novella, con il primo vagone che diventa l'ultimo e quindi una faticosa ripartenza che poi blocca anche i percorsi dei treni in superficie, soprattutto quelli pendolari e regionali. Ecco, questa operazione che andrà avanti da oggi al 2027, proprio in questa settimana vede il suo primo momento, la partenza della talpa che, procedendo a 10 metri il giorno, realizzerà appunto i 7 chilometri. Farà naturalmente il suo percorso per alcuni giorni, poi si esaminerà se tutto è andato bene e si ripartirà in modo assolutamente indeterminato, perché non ci sarà un momento di stop, si procederà 24 ore su 24. Contemporaneamente darà seguito a una stazione, la cosiddetta stazione Foster, che avrà parcheggi, spazi verdi, interconnessione con la tranvia e con il People Mover che porta a Santa Maria Novella, che cambierà il volto urbanistico di Firenze, perché sposterà il baricentro della città da quello che oggi significava Santa Maria Novella a circa 1 chilometro più verso nord-ovest, quell'area che si è sviluppata con il Palazzo di Giustizia, con le 3 facoltà universitarie, con il centro direzionale servizi che è appunto in prossimità dell'autostrada.
E dopo 4 anni è iniziata la rimozione dei ponteggi alla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella a Firenze. Il cantiere era iniziato nell'estate del 2019 per il cedimento di una tettoia e da allora, a causa di ritardi dovuti alla pandemia, alla burocrazia sugli appalti, alle verifiche paesaggistiche e problemi legati alle ditte, è stato prorogato di anno in anno fino ad oggi. Nel giro di un paio di giorni dovrebbero terminare le operazioni di smontaggio, mentre il restauro dei pilastri in marmo è rimandato al prossimo autunno. E c'è stato stamani un malore fatale per un uomo di 37 anni di nazionalità straniera. Il decesso è avvenuto all'interno della fabbrica che produce articoli metallici a Villa Franca in Lunigiana, in provincia di Massa Carrara. Secondo quanto spiegato al momento dalla ASL, si tratta di un incidente sul lavoro. E cambiamo argomento. Inaugurato a Firenze il memoriale delle deportazioni, il servizio. È stato inaugurato ieri a Firenze, nell'80° anniversario della caduta del regime fascista, il Memoriale delle Deportazioni, il nuovo centro museale che ospita il Memoriale degli Italiani originariamente in mostra nell'ex lager di Auschwitz e che si caratterizza come polo per la memoria dell'orrore delle deportazioni nazifasciste. Al progetto hanno lavorato Regione Toscana, Comune di Firenze, il Comune di Prato, l'ANED, la Fondazione Museo della Deportazione e della Resistenza, a cui verrà affidata la gestione e la valorizzazione. Qui si sta parlando del memoriale che l'Italia aveva portato nel luogo iconico più rappresentativo di quello che è stato il dramma dello sterminio, di quello che è stata la catastrofe più incredibile, più profonda che l'essere umano abbia conosciuto nei tempi moderni. Il memoriale di Auschwitz torna fruibile dalla comunità intera, dalle comunità intera, come monito per quello che è successo, come rappresentazione proprio visiva del dramma dell'Olocausto. Fatemi dire con una punta d'orgoglio, diciamo, il Museo della Deportazione e della Resistenza di Prato ne curerà appunto tutto l'aspetto di comunicazione e di promulgazione del percorso appunto del memoriale. Credo sia una bella giornata per il paese intero. Per Ugo Caffaz, consulente della regione per le politiche della memoria, il Museo di Firenze servirà a colmare in parte il fatto che in tutta Italia non esiste un museo sul fascismo. Cioè, questo memoriale è stato ad Auschwitz dal 1980, quindi qualche anno, e lo voleva buttare via. Adesso non entro nel merito, lasciamo perdere le motivazioni. L'abbiamo salvato, però ripeto, c'è anche a Milano il binario 21, anche a Firenze abbiamo 16, però questo ha vissuto, diciamo, l'area di Auschwitz per 20 anni, quindi si è guadagnato anche questa particolarità. Granchi blu nella laguna di Orbetello, e allarme, ci dice tutto Carlo Sestini. Non c'è pace per la laguna di Orbetello dopo i moscerini e i ragni che la invasero lo scorso anno. L'estate 2023 si caratterizza per la presenza dei granchi blu, una specie aliena che rischia di compromettere il delicatissimo equilibrio di questo peculiare ecosistema. Stiamo assistendo a un cataclisma, la laguna di Orbetello e tutta la costa sono invase da granchi blu, commenta Andrea Bartoli, vicepresidente referente pesca di Confcooperative Fedagri Pesca Toscana, priva di predatori in natura che divora tutto quello che trova. È un danno all'ecosistema e all'economia della pesca di proporzioni incalcolabili. Chiediamo che venga disposto da subito lo stato d'emergenza. Pierluigi Piro, presidente della cooperativa dei pescatori di Orbetello, spiega che questa specie è stata importata dall'estero e pare che si stia adattando molto bene all'ambiente lagunare. Per questo chiede subito un tavolo di emergenza. I granchi blu sono una vera e propria calamità che nessuno si aspettava, di noi, anche perché il fenomeno è ormai qualche anno che lungo le coste del Tirreno e del Mediterraneo si sta sviluppando. La laguna quest'anno veramente evidenzia uno stato che io definisco di calamità, perché il granchio blu va ad attaccare gli avanotti di orata, di spigola, di cefalo e di anguille e oltretutto rovina le strutture di pesca mangiando le reti, i contenitori delle anguille, i bertivelli,
Quindi una vera e propria calamità che non sappiamo a questo punto come potrà essere debellata se non con un'attività seria stabilita attorno a un tavolo di lavoro e soprattutto un tavolo di emergenza. Trionfo del Cervo Bianco alla Giostra dell'Orso di Pistoia. Il rione di Porta Lucchese vince Palio e Sperondoro il servizio. Trionfo del Cervo Bianco, ieri sera alla Giostra dell'Orso di Pistoia, il rione di Porta Lucchese si è aggiudicato il Palio e lo Sperondoro con il cavaliere Alessandro Oculatore. Una giostra caratterizzata dalla presenza di tantissime persone giunte da ogni parte d'Italia e anche dall'estero. Una grande festa che non si vedeva da anni in città e che ha fatto il sold out in Piazza Duomo. Soddisfatto l'assessore al turismo Alessandro Sabella, anima della manifestazione insieme al comitato Giostra dell'Orso. Sì, sta crescendo veramente il senso di appartenenza sul nostro santo patrono, non solo per la giostra ma per il turismo lento, i cammini, e stiamo riscoprendo veramente la nostra tradizione medievale, quindi anche dal punto di vista didattico le scuole stanno facendo molti percorsi durante l'anno alla scoperta dei vari simboli che nella città ci contraddistinguono proprio dopo l'arrivo della reliquia e quindi del santo patrono, quindi questa è diciamo, la nostra soddisfazione di rendere molto più partecipe la città agli eventi. Cambio al vertice nella Legione Carabinieri della Toscana, ieri a Firenze la cerimonia per il passaggio di consegne. Eleonora Barbieri. Cambio al comando della Legione Carabinieri Toscana. Il generale Pierangelo Iannotti, 60 anni, lascia l'incarico assunto nel settembre 2020. Va a Roma come direttore della Direzione Centrale per Servizi Antidroga. A Iannotti subentra il generale Lorenzo Falferi, 56 anni, che lascia il comando provinciale dei Carabinieri a Roma. La cerimonia per il passaggio delle consegne si è svolta ieri alla caserma Val di Sera alla presenza del comandante interregionale Podgora, generale Enzo Bernardini. Da Firenze un saluto affettuoso e grato al comandante della Legione Toscana Pierangelo Iannotti per il servizio reso alla nostra comunità e un grande in bocca al lupo per il suo nuovo prestigioso incarico. Con lui i Carabinieri sempre vicini ai nostri cittadini, ha scritto su Twitter il sindaco di Firenze Dario Nardella. Era l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con i programmi di Toscana TV.